Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. L'argomento dell'amicizia con i protestanti, il filo protestantesimo, prosegue anche su altri schemi del concilio. Naturalmente. 26 novembre 1962. I padri lavorano lo schema sull'unità della Chiesa. Il cardinale Lienard prende la parola e critica violentemente il testo predisposto dalla commissione preparatoria. 27 novembre. Un gran numero di oratori rimproverano allo schema preparatorio di non occuparsi delle mancanze e degli errori della Chiesa Cattolica. Essi deplorano una arroganza ed una intolleranza che sono contrari allo spirito ecumenico. Ecumenico protestante. Quando si parla di ecumenismo, ci si riferisce per primo al rapporto con le chiese protestanti, o dette anche riformate. Pertanto, questi vescovi cattolici, o cattolici, usano il termine arroganza quando lo schema preparatorio afferma che la Chiesa cattolica è detentrice della verità e perciò non ha commesso alcun errore sostanziale contro il protestantesimo. Poi questi vescovi cattolici usano il termine intolleranza nel punto in cui lo schema preparatorio afferma che la Chiesa cattolica è disposta ad accettare la conversione dei protestanti al cattolicesimo. Quando invece, per questi vescovi cattolici, o cattolici, il testo sull'unità della Chiesa dovrebbe invece affermare le mancanze e gli errori della Chiesa cattolica, magari insieme a una disponibilità a convertirsi anche parzialmente al protestantesimo. Viene in mente quanto scritto nella biografia in francese su Pio XII, Pied XII d'Avène Historie, dal sito Oracolo Cooperatores Veritatis wordpress.com. Pio XII, quando era ancora cardinale, nel 1933, in una confidenza a due amici, rivelava, o meglio, confidava. Sento intorno a me che gli innovatori della Chiesa vogliono distruggere e rifiutare, renderla piena di sensi di colpa per il suo passato storico. Perché sarebbe stata mancante e arrogante verso i protestanti. Ecco, sono convinto che la Chiesa di Pietro dovrà rivendicare il suo passato, altrimenti si scaverà la sua stessa tomba. Infine, 1 dicembre. 14 interventi successivi chiedono il rigetto dello schema preparatorio sulla Chiesa, giudicato troppo teorico e legalista. Inoltre, il cardinale Lienard critica l'identificazione pura e semplice tra Chiesa e corpo mistico di Cristo. Monsignor Carli, a nome della Curia, difende lo schema, affermando che ben presto, a causa dell'ecumenismo, non si potrà più parlare della Santa Vergine, che nessuno potrà più essere definito eretico,
non si potrà più impiegare l'espressione chiesa militante, ossia impegnata a diffondere la verità. Il cardinale Ottaviani spiega che il primo dovere di ogni pastore d'anime è di insegnare la verità, che rimane sempre e ovunque immutabile. Argomento: Giovanni XXIII cede ancora al partito dei vescovi del Nord Europa. 5 dicembre, a 3 giorni dalla fine del concilio, ancora incompiuto. Il Papa istituisce una nuova commissione coordinatrice per organizzare e dirigere i lavori conciliari nel corso dell'intersessione, ossia la sessione presente di 2 mesi si conclude, si è stati costretti ad organizzare una nuova sessione, il periodo tra le 2 sessioni è detto intersessione. I vescovi ritornano ognuno nella sua diocesi, si coordinano, si raggruppano, proseguono gli studi, l'approfondimento e poi proporranno i loro suggerimenti alla sessione successiva. Questi sono i lavori dell'intersessione, fuori dal Vaticano. Si annuncia che essa sarà composta da 6 membri. I cardinali Lienard, che abbiamo già ascoltato, Döpfner, che abbiamo già ascoltato, Sunens, che erano insieme a loro, poi Confalonieri, Spellman e Urbani, e da un presidente, il cardinale Cicognani. 3 membri su 6, 1, 2, 3, appartengono all'Alleanza Europea. All'inizio del concilio essa contava sul 30% di presenze in seno alla presidenza, ed ora sono arrivati al 50%. Evidentemente i vescovi del Nord Europa hanno premuto al massimo sul Papa per dominare il più possibile i lavori preparatori per la successiva sessione. 8 dicembre 1962, solenne cerimonia di chiusura. La prima sessione si conclude con un risultato nullo, ossia nessun documento approvato, sostanzialmente un fallimento, inteso dai liberali come sorprendente e positivo. Vediamo perché. Il giovane teologo Ratzinger, il futuro Benedetto XVI, sottolinea che nel corso della sessione non è stato approvato alcun documento, il che costituisce un risultato sorprendente e positivo, poiché è la prova di una forte reazione contro lo spirito che reggeva il lavoro preparatorio. Ma c'è un altro commento più interessante. Da parte sua, il padre Kung, teologo svizzero, dunque Hans Kung, confida ai giornalisti americani che quello che era stato il semplice sogno di un gruppo d'avanguardia, da adesso permeava tutta l'atmosfera della Chiesa. Mettendo insieme queste 2 dichiarazioni di Ratzinger e di Kung, si ricava che la cosiddetta larga maggioranza di Walter Kasper nella sua lettera del 2013 in realtà non era nemmeno una minoranza, era semplicemente un gruppo d'avanguardia, il quale, con la conquista del controllo dei centri di potere, come le commissioni e quant'altro,
adesso era in grado di permeare tutta l'atmosfera della chiesa, che significa essere riusciti a produrre una forte reazione contro lo spirito che reggeva il lavoro preparatorio. E che forse era lo Spirito Santo. Solo che il lavoro preparatorio era stato basato sui 2150 suggerimenti dei vescovi di tutto il mondo. Dunque era una rappresentazione abbastanza affidabile del famoso spirito del concilio. Mentre adesso ad animare il concilio è lo spirito dei vescovi del Nord Europa. Pertanto, la forte reazione contro lo spirito che reggeva il lavoro preparatorio è stata più correttamente il ribaltamento e la conquista del potere da parte di un gruppo d'avanguardia e nient'altro. Dunque, tutto il concilio è fortemente condizionato e lo sarà fino alla fine. Ma tutto ciò è avvenuto per colpa dei vescovi del Nord Europa oppure per colpa di tutti gli altri vescovi che, dopo aver inviato la maggior parte dei 2150 suggerimenti, si sono poi fatti convincere a rinunciare ai propri e a seguire quelli dei vescovi del Nord Europa? Bilancio dopo la prima sessione. Al termine della prima sessione si può rispondere a tre domande fondamentali. Prima domanda: chi era la maggioranza e chi la minoranza? Si hanno già sufficienti informazioni per individuare una minoranza molto organizzata, spregiudicata nella conquista del controllo del concilio e che ha contrastato tutta la preparazione del concilio effettuata da Giovanni XXIII. Seconda domanda. Lo spirito che animava la minoranza era lo Spirito Santo oppure era lo spirito della propria ideologia? Risposta. Mentre Giovanni XXIII era un tradizionalista, sia negli scopi del concilio, sia, per esempio, nell'uso della lingua latina. Invece, la minoranza ha seguito il filo protestantesimo e il modernismo. Terza domanda. L'uomo comune ci ha guadagnato qualcosa oppure ci ha perso qualcosa di importante dal concilio? Da quanto si ricava da questo diario, in questa prima sessione dei lavori, della situazione spirituale dell'uomo comune, sembra non essere interessato a nessuno. E indagatore, qua c'è il prossimo video.